È più grossa e più alta della Giulia, eppure mantiene lo stesso micidiale sex appeal. Dallo specchietto non lo confonderesti con nessun altro SUV, è l'Alfa Romeo Stelvio, che dopo la Giulia ha monopolizzato le conversazioni al bar. Il suo obiettivo? Rubare clienti ai marchi premium, come Audi, Mercedes, BMW, ma anche Jaguar, Land Rover e perché no Porsche. È uscita sul mercato qualche mese fa, adesso è il momento di rispondere alle vostre domande. La domanda che ci fate è un po' strana per la verità è: ma ci sta nel box? Beh, allora io non conosco le dimensioni del vostro box, ma conosco le dimensioni dell'Alfa Romeo Stelvio. Lo Stelvio è lungo 4,69 m, per avere un'idea esattamente quanto una Mercedes classe C. Qualche grattacapo però può venire dalla larghezza, perché la SUV Alfa Romeo è larga ben 1,90 m specchietti esclusi, quindi occhio alla larghezza, mentre l'altezza di 1,67 m non crea problemi. Iniziamo col dire che l'arredamento dell'abitacolo è come quello della Giulia. Questo vuol dire che i materiali sono di buona qualità e l'assemblaggio è curato. Fanno una gran figura anche le cuciture sulla pelle e questi inserti in alluminio molto piacevoli al tatto. Di qualità anche la pelle dei sedili, mentre qui sotto la plastica diventa un po' croccante. Non male anche le tasche delle portiere, che per inciso sono rivestite in moquette antirumore e sono anche più grandi di quelle della Giulia. E proprio rispetto a quest'ultima devo dirvi che ho trovato migliore il feedback della rotellone centrale e più in generale di tutti i comandi. Mentre questa parte della leva del cambio è rimasta stranamente tagliente. Ma la Stelvio si guida davvero come la Giulia? Sì ragazzi, si guida come la Giulia perché lo sterzo è precisissimo, l'assetto è sportivo, insomma è molto reattiva da guidare. Ma se volete saperne di più, alla fine del video c'è un link alla mia prova. Ci chiedete anche: ma il bagagliaio della Stelvio è sufficientemente grande per le esigenze di una famiglia, oppure la linea da sportiva ha sacrificato lo spazio? Vi rispondo subito ragazzi, perché la Stelvio mette sul piatto 525 litri. A onor del vero la triade tedesca, mi riferisco ad Audi Q5, BMW X3 e Mercedes GLC, fa qualcosina in più, ma nel complesso il bagagliaio della Stelvio è molto ben rifinito, c'è moquette ovunque, non ci sono scalini e soprattutto la panchetta posteriore si reclina nell'ordine 40-20-40, così anche da lasciare lo spazio per infilare gli sci. Non mancano i ganci per fissare le buste della spesa, ma le guide sul fondo sono a pagamento. E poi, se la scegliete con il subwoofer, tenete conto che ci sarà meno spazio per un eventuale passeggino, quindi fate bene i vostri calcoli. L'apertura e la chiusura elettrica del bagagliaio è di serie su tutte le Stelvio. A proposito di bagagliaio, in tanti ci avete chiesto se la Giulia Station Wagon si farà o meno. Beh, no. Se vi serve più spazio, un bagagliaio più grande, l'unica soluzione è la Stelvio. Ma la Stelvio è solo a trazione integrale? Beh, la risposta è no, perché sì, c'è anche la trazione integrale, quella Q4 mutuata dalla Giulia veloce, per capirci, ma c'è anche una versione con le sole due ruote posteriori a spingere. Questa versione è declinata solo con il 2.2 diesel da 180 cavalli. La risposta è no. La Stelvio viene venduta solo con un cambio automatico, uno ZF 8 rapporti, che tra l'altro lavora molto bene. Le palette dietro al volante, solidali con il piantone, in alluminio, bellissime da vedere e da manovrare, costano 300 euro. Come l'abitabilità posteriore? Posso dirvi buona, perché non deve ingannare la linea discendente del tetto, perché dentro anche chi è sopra la media difficilmente toccherà con la testa. In tre si sta comodi, anche se a onor del vero questo tunnel non proprio basso basso può dare qualche grattacapo ad un eventuale quinto passeggero. Per il resto tutto ok e non mancano nemmeno due bocchette posteriori. Che versione consigliate?
Il mio consiglio è che se non fate tanti chilometri potete anche prendere in considerazione il 2000 turbo benzina da 200 cavalli, silenziosissimo, sembra veramente uno svizzero. E poi rispetto al 2 litri da 280 cavalli non paga il superbollo. Ma si sa, in Italia il diesel va per la maggiore, quindi il mio consiglio è quello di puntare al 2.2 da 180 cavalli, volendo anche a trazione posteriore, in allestimento super, ma con qualche accessorio in più. La risposta è affermativa, perché Alfa Romeo, in collaborazione con i concessionari, applica una supervalutazione del vostro usato se portate un'auto premium di 5.000 euro, supervalutazione che scende intorno ai 3.500 euro se invece non portate un'auto premium. Avete altre domande sul... Avete altre domande sull'Alfa Romeo Stelvio? Se la risposta è affermativa, scrivetele nei commenti qui sotto e non dimenticate ovviamente di seguirci anche sui nostri canali Twitter, Instagram e Facebook e naturalmente sul sito motorbox.com. Al prossimo video!